I have only 5 words for you. From my cold, dead hands. Qua a Maui perché primo sono venuto ad allenarmi perché tutti sai qua è un paradiso dello sport molto lontano dall'Italia, molte ore di viaggi, però una volta che sei qua ti trovi il paradiso, un posto magnifico e quando sei qua non vuoi mai andare via. Uno dei miei grandi obiettivi è adesso andare a Sunset Beach e riuscire a fare questa gara di SUP. Dare il mio meglio, farmi la mia esperienza dalla prima gara e poi se va bene cercherò anche di fare altre tappe della Coppa del Mondo di SUP. Sono stato molto fortunato a venire qua con Kai Lenny. Lui come vive qua, il posto è bellissimo, la gente è simpatica. Se lui fa 4 sport in una giornata, waterman praticamente. Adesso il mio obiettivo è concentrarmi, stare un po' con lui per vedere col SUP se imparo qualcosa altro, tipo ieri che fa lui, vorrei imparare bene anch'io. Cioè, ci ho provato un paio di volte, però non atterro bene, faccio solo quel surf. Back in 2009 I went down to Cabo Verde and had the opportunity to meet Ayrton, and it's gonna be really cool to see him again and to be able to train with him here on my home turf on Maui. Hey, I think it's gonna get windy. We should just go out there. Okay, we should go eat some breakfast and come back, and then it'll just be us two. I do my best till I get tired. Then I rest my bones beside the fire. And I tell myself. Da qua a Maui mi aiuta tanto perché c'è condizioni praticamente quasi, non dico tutti i giorni, però quasi tutti i giorni. Se non c'hai onda c'hai il vento, capito? Soft lies on your empty face. A life in you has gone away. There's no time to shed your fear. Don't expect that I'll be here. I wonder when you're locked on the inside. I wonder when you fight the daylight. I wonder. Non c'era tantissimo vento, però le onde belline, sai, il suo home spot vicino c'ha l'onda vicino alla casa, no? Adesso sono molto lontano da casa, però qua a Maui con Kai Lenny, con i suoi amici, ho trovato momenti che sembrava di essere a casa mia. Gaia, stai vincendo di 4, hai visto? Oggi è stata una bella giornata, non so, io ne ho fatto tipo la metà di quella che fa lui e sono già morto.